Chiunque vorrebbe andare una volta a Quantico, la grande enorme base dei Marines in Virginia vicino a Washington, dove all'interno c'è l'Accademia dell'FBI. Ci va domani la commissione antimafia, abbiamo trovato il numero di cellulare di uno che ci sarà domani. Lui è un senatore, si chiama Franco Mirabelli. Senatore, buonasera. Buonasera, senatore. Buonasera. Senatore, abbia la nostra invidia. Che cosa fa domani a Quantico? Andiamo a visitare il centro di addestramento dell'FBI. Il centro di addestramento dell'FBI? E andiamo soprattutto a rendere omaggio e a depositare una corona sul monumento a Giovanni Falcone che c'è nella base di Quantico e che è un segnale importante di quanto sia stata apprezzata anche da questa parte dell'oceano l'attività di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino e di quanto grazie a loro ci sia un coordinamento tra le forze italiane e statunitensi per combattere le mafie. Senatore Mirabelli, oggi avete incontrato la DEA, la potente agenzia antidroga degli Stati Uniti. Ci racconta questo, perché per noi tutto è un film e al tempo stesso poi invece è attività istituzionale? Sì, abbiamo incontrato la DEA, ci hanno fatto un quadro della situazione del traffico della droga nel mondo. Noi abbiamo problemi seri, abbiamo l'Andrangheta, abbiamo Cosa Nostra, la Camorra, ma il quadro ormai del traffico della droga è globale. La globalizzazione c'è stata veramente e va combattuta a livello internazionale. In particolare sta emergendo uno strapotere delle organizzazioni latinoamericane, in particolare messicane, che producono cocaina e la importano, la esportano in tutto il mondo e la importano negli Stati Uniti. Organizzazioni che poi hanno rapporti con la 'Ndrangheta e con le altre organizzazioni che ormai sono internazionali. Certo, senatore Mirabelli, scusi se noi ci attardiamo un po' sulle questioni un pochino più cinematografiche, ecco, della vostra visita a Quantico. Vi hanno dato qualche norma di sicurezza? Immaginiamo non è consigliabile entrare armati, ecco, a Quantico. Senatore Mirabelli è raramente gira armato. Raramente, in effetti. No, in effetti. Sono obiettore di coscienza. Ecco. Quindi lo sappiamo. Non potrei neanche. Il pacifismo del senatore Mirabelli non è mai stato messo in discussione? No, le norme di sicurezza qui ci sono dappertutto, sia per andare alla DEA, sia adesso che siamo al congresso, sia quando siamo stati alla Procura Generale degli Stati Uniti. Il metal detector, il passaporto, anche se siamo delegazioni ufficiali, comunque viene tutto controllato. Ma avete in programma oggi, se non abbiamo capito male, anche andate a visitare la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America? Oggi pomeriggio sì, e dovremmo anche incontrare un giudice della Corte Suprema. Sono quei oggi giudici che rimetto... l'epigono del nostro Ministro della Giustizia, alla Procura Generale, e oggi pomeriggio sì. Andremo alla Corte Suprema. Senatore Mirabelli, speriamo che vi stiano trattando con la dovuta reverenza. Lei citava anche Giovanni Falcone, insomma, non in tempi troppo passati gli Stati Uniti hanno molto chiesto aiuto e si sono fatti spiegare anche un paio di cose. Assolutamente sì. Su questo i ringraziamenti sono arrivati da tutti coloro che abbiamo incontrato fino adesso e anche il riconoscimento che l'Italia ha dato un contributo e sta dando un contributo importante a combattere i trafficanti di droga in tutto il mondo e non solo. Senatore Mirabelli, non dobbiamo dirlo a lei che sa come, cioè domani se anche vede un posacenere bello dell'FBI a Quantico non lo metta in tasca che poi facciamo ci dovrebbe essere un bookshop. Ah, perfetto. Infatti glielo stavo per chiedere, guardi, se trova una magliettina large, medium large per faccia XL, senatore. cercavo di essere poi mi sta stretto, facciamo extra large per dire, va bene, così è pigiamone, modello del senatore Mirabelli. Grazie, arrivederci. Franco Mirabelli, senatore, va a Quantico domani, eh?